grandi della Terra sono riuniti a Parigi, la 21ª conferenza internazionale sul clima. È una sfida globale quella che abbiamo di fronte, sfide collegate fra loro, il terrorismo, le guerre per il controllo delle fonti energetiche, il riscaldamento climatico. Molti popoli si spostano da un luogo all'altro dell'emisfero proprio per effetto dei cambiamenti climatici. Giustamente il presidente americano Obama diceva: nessun paese è immune dai cambiamenti climatici, non ci sono muri, frontiere che tengono, né i paesi piccoli, né i paesi grandi, né i ricchi, né i paesi poveri, siamo tutti sulla stessa barca, siamo la prima generazione che sente nella sua vita quotidiana gli effetti dei cambiamenti climatici e nello stesso tempo siamo l'ultima generazione che può fare concretamente qualcosa per cambiare le cose. L'obiettivo di questa conferenza è mantenere il riscaldamento del globo al di sotto dei 2 gradi centigradi entro il secolo. Servono delle risposte urgenti, delle risposte vincolanti, durature nel tempo, comunitarie, nel senso che è una sfida che interessa non solo gli stati, non solo le regioni, non solo le città, ma il mondo della produzione, i cittadini, gli imprenditori, ci riguarda tutti. È necessaria una chiara tabella di marcia, degli impegni vincolanti che devono essere verificati nel tempo ogni 5 anni. È importante che questo accordo comprenda anche gli Stati Uniti d'America, la Cina. La Cina è il primo inquinatore mondiale. Vediamo cosa sta succedendo in questi giorni. Le autorità dicono ai cittadini addirittura di non uscire di casa. E in una parola, bisogna immaginare un nuovo modello di sviluppo, quello che noi definiamo economia circolare. Dobbiamo continuare a produrre, ma in modo diverso, consumando meno suolo, consumando meno acqua, nel caso dell'agricoltura meno pesticidi, quindi nel rispetto dell'ambiente. Oggi circa il 30% delle emissioni di gas serra vengono dalle attività produttive, dalla produzione di energia per il riscaldamento e per l'edilizia. È importante puntare sulle energie rinnovabili. 25% della produzione invece è legata ai trasporti. È importante che questo protocollo, che mi auguro uscirà da Parigi dopo il mezzo fallimento della precedente conferenza internazionale di Copenaghen, che vengono anche regolate le emissioni dei trasporti aerei e marittimi che internazionali che al momento sono fuori dall'accordo. Impegni dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha preso degli impegni, un punto di riferimento mondiale da questo punto di vista: entro il 2030 ridurre rispetto al 1990 del 40% le emissioni di gas a effetto serra, arrivare al 45% di energia prodotta da fonti rinnovabili, puntare al 40% del risparmio energetico. Questi sono impegni precisi del Parlamento e gli indirizzi che noi parlamentari, che il Parlamento ha dato ai nostri rappresentanti alla Conferenza Internazionale di Parigi. Sono impegni realistici perché l'Europa rispetto al 1990 e ad oggi ha già ridotto del 19% le emissioni di gas serra in un periodo pre-crisi che ha rappresentato per l'Europa un momento di crescita, con un PIL dei 28 Stati membri in crescita del 45%. Perché questi impegni diventano dei fatti concreti, alle parole devono seguire dei fatti, servono delle risorse e dei fondi. Quindi impegni trasparenti, verificabili, un fondo verde, questo è l'altro grande obiettivo della conferenza per il clima, 100 miliardi di dollari fino al 2020 ai paesi in via di sviluppo. Servono per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per prevenire le siccità, le alluvioni, l'innalzamento del livello del mare e per investire in ricerca e nuove tecnologie.
Martin Luther King diceva: sui resti abbandonati di numerose civiltà estinte vi è una triste scritta: troppo tardi, ecco, bisogna che evitiamo di arrivare troppo tardi e che interveniamo oggi. La responsabilità è in carico a noi.